Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qua faremo un unboxing del mio casco che ho comprato poco fa e anche della mascherina. Se vedete qua la pila delle monster è perché ho dovuto mettere in alto il telefono in modo da far vedere parte del bancone. Allora, inizierei con la mascherina della Main. Ovviamente l'ho abbinata al casco. Allora io vi dico, ovviamente le cose io le ho già viste, perciò. Allora, eccola qua. Sacchetta. E voilà, eccola qua. Ragazzi, bellissima, parere mio. Mascherina perfetta, anche il gancio perché ovviamente è mascherina da cross, perfetta. Ha anche qui una riga di plastica un po' appiccicosa in modo da tenerla fissa al casco. L'ho presa azzurra, vabbè, e nera con questo piccolo dettaglio di giallo fluo perché ovviamente si deve abbinare sia alla moto che al casco, giustamente. Perciò niente, questa qua è la mascherina, bellissima, veramente. E adesso però io passerei a farvi vedere il casco. Ok ragazzi, eccoci qua con il casco che ovviamente ha una scatola gigante, cioè veramente è della Just One edizione 2024, perciò è nuovo come casco. E niente, adesso lo tiro fuori e ve lo faccio vedere rimettendo il telefono là. Ok ragazzi, pronti? Eccolo qua, il magnifico casco. Just One, ovviamente, aspettate che prendo il telefono perché non si vede bene. Eccolo qua. Bellissimo, parere mio. Dettagli rosa, azzurro, blu scuro, nero, bellissimo, veramente, veramente eccezionale, secondo me. Mi alzo in piedi, ve lo faccio vedere bene. Casco perfetto, veramente. Però col casco mi hanno dato in aggiunta, questo mi hanno dato. Allora, mettiamo il casco da una parte, mettiamo. Mi hanno dato questi qua. Che in teoria dovrebbe essere una prolunga per la mascherina sopra del casco in modo da poter proteggere la mia povera faccia quando si va a fare enduro. Se noi adesso proviamo a tirarla fuori. Allora, io vi dico, non l'ho neanche ancora montata, come potete notare, è ancora sigillata. Però ho sentito parlare, dicono tutti quanti che è bella. Comunque, adesso proviamo anche a montarla sul casco. Eccolo qua. Come vedete è trasparente in modo da poter lasciare di per sé i suoi colori al casco. Perciò, eccolo qua. Dovrebbe andare proprio qui al lato. Cioè, qua dovrebbe andare, sì. Eccolo qua. Andrebbe messa così, andrebbe messa. Ovviamente ci sono un paio di vitine da svitare. Perché andrebbe al posto di questo. Ci sono queste vite qua. Perché alla fine il prolungamento è questa cosa qua finale. Ma svitate queste due viti e poi messa questa qui sopra così. Ragazzi, noi adesso non la montiamo perché non vado a smontare il casco per metterci questa parte aggiuntiva che tanto poi non userò. Perché sì, ovviamente ci saranno quelle volte che andrò a fare enduro,
Però principalmente non userò una mascherina come, cioè, adesso che vado in giro per strada, non vado ad usare questa mascherina qua. Comunque mi hanno dato anche quello per svitare le viti del casco, perciò io questa qua la lascio dentro lo scatolone e niente, semmai farò un video su uno short più che altro, perché penso che ci voglia questione di qualche secondo in realtà, perché sono letteralmente due le viti, eccole qua. Sono queste due vitine qua, se ne fili, a posto. Qui ovviamente. Ragazzi, ho avuto un problema tecnico, ho preso col gomito contro il telefono e ho caduto giù tutto. Ad ogni modo, ovviamente, mi hanno dato anche il libretto, eccolo qua. Istruzioni per il casco, come si monta, vabbè, come si allarga, eccolo qua, quello che vi dicevo per montare il pezzo aggiuntivo. Ovviamente le varie cose che personalmente non so quanto possono servirmi, visto che insomma so allacciare un casco, che in realtà alla fine verrebbe così, secondo me, strafigo. Veramente. Poi ovviamente qua ci sarà la mia faccia, però la mascherina viene fuori. Veramente strafigo, strafigo. Secondo me stra ci sta. Ragazzi, premessa, questa parte del video la sto registrando un mese dopo aver fatto la parte che avete già visto del casco che ho qua accanto. Perciò io inizierei di nuovo da quello facendovi vedere che ho apportato un paio di modifiche. Allora, questo è il casco, dentro c'è la mascherina per l'appunto, ma voi l'avete appena visto. Ci ho aggiunto semplicemente queste due corna, molto semplici, classiche. Niente di che, è l'unica piccola modifica che ho fatto. Poi io andrei avanti facendovi vedere i guanti che mi sono stati regalati dai miei amici per il compleanno. Sono i guanti della 100%, parecchio belli, adesso vi faccio vedere. Sono fatti così, sono fatti. Classica scritta qua e qua che è diversa. Adesso andiamo a provarli. Adesso insomma testiamo un attimo un po' tutto. Eccolo qua. Allora, io direi spettacolare. Allora, è comodissimo. Veramente non sembra neanche di avercelo addosso. Qua mi sembra che sia touch per il telefono. Adesso non ho niente su cui provarlo perché sto filmando col telefono. Veramente, questo qui dovrebbe parare il vento. Infatti qua è bello spugnoso, comodo. Assolutamente niente da dire. Comodissimo, perfetto. Cioè, veramente top. Dopo comunque faccio vedere l'outfit completo degli accessori che ho. Ad ogni modo adesso lo tiriamo via e lo mettiamo insieme all'altro guanto. Comunque sia anche a tastarlo, io vi dico, è bello morbido. Perfetto, è il top. Qua sotto, tra l'altro, sembra di toccare una seta perché top, veramente. Dopodiché io passerei alla tuta perché ho voluto prendermi una tuta da cross barra enduro, perciò io andrei subito a prenderla. Eccola qua. Questa l'ho presa completa, vabbè, queste qua sono anche le ginocchiere che vi faccio vedere dopo. Dell'Alpine Star, top. Adesso gli tiro via un attimo le varie cose che ha addosso e ve le faccio vedere da vicino. Ok, allora, queste qua sono le ginocchiere, mettiamo giù una. Comunque, veramente, anche questo ovviamente l'ho già provato per comprarlo, ovviamente. Ginocchiere perfette, comunque, se vedete si piega a sufficienza, è dura. Comunque, perfetta, dopo vi ho detto, faccio vedere tutto mentre le provo che le indosso. L'altra ginocchiera uguale, identica, cambia nulla. Sarebbero così. Cambia nulla, comunque, sono identiche. Fatto sta che adesso passiamo alla tuta.
veramente bellissima, eccola qua. Potete vedere che abbiamo la parte per proteggere petto e parte della pancia, spalle che fa proprio tutto il giro, copre tutto, copre, come potete vedere, in modo comunque da evitare certi cilindri sgradevoli. Abbiamo gomito d'avambraccio e tutta la parte della schiena. Può sembrare scomoda, ma vi giuro che non lo è. In più questa qua, vedete, ci sono i cordini qui rossi, purtroppo il blu non c'era. Servirebbe per mettere il protegge il collo, il paracollo. Servirebbe semplicemente a quello, servirebbe forse un acquisto che vorrei fare in futuro. Però bisogna vedere anche come la utilizzo e tutto quanto. Insomma, adesso vi faccio vedere come sono io vestito completo con tutto quanto. Ragazzi, allora, non so come mi sentirete, perciò parlo un po' ad alta voce. Alla fine questo è come mi sta, vedete, comunque guanti perfettamente abbinati anche con la moto, che comunque andrò a cambiare alcuni pezzi estetica, però abbinato perfettamente anche adesso. Mi abbasso un attimo, potete vedere che mi sta tutto da Dio. Faccio un attimo un 360 della corazza, un attimo che magari abbasso qua un pelo, vediamo, così comunque vedete che copre tutto quanto dall'inizio del collo al culo. Qui abbiamo per l'appunto gomito avambraccio, come ho detto prima, e la spalla potete vedere che fa tutto il giretto. Ragazzi, non bisogna guardare l'estetica più tanto, perché l'importante è la protezione. Qui sopra ci si può mettere una maglia, qualunque cosa. So che magari le protezioni sono grosse e poi magari arriva il braccio che è un po' più piccolino, però insomma fa nulla. Ad ogni modo, eccolo qua, secondo me top. Adesso vi faccio vedere le ginocchiere, vi faccio vedere, eccole qua. Vedete che sono perfette, pigo, loro si piegano, veramente nessun difetto. Qua, vabbè, ho la cintura per chiudere, però veramente ragazzi, niente da dire. Però, eccolo, il video non finisce qua. Perché? Non è ancora arrivato, perciò il video ve lo caricherò, non lo so, perché oggi è lunedì. Dovrebbe arrivare domani lo zaino, perché ho anche un bello zainetto che è veramente una chicca assurda per il mio outfit per andare in moto. Dovrebbe arrivare domani, dovrebbe arrivare, non lo so. Se riesco vi carico questo video qua questo sabato. So che ho fatto un po' di tempo a evitare di pubblicare video robe così, perché ragazzi, vado ancora a scuola, vado. Perciò... professori, tutte robe così, ho avuto da studiare un po'. Comunque durante l'estate pubblicherò molto ma molto di più. Adesso appena arriva il caldo pubblicherò video dove andrò in moto, per l'appunto robe così, moto vlog magari. Poi c'è un attimo di pazienza che le cose belle comunque stanno per arrivare. Ad ogni modo, adesso vi faccio vedere lo zainetto, che per voi sarà tra qualche secondo, per me sarà tra chissà quando. Perciò passiamo lo zainetto. Ragazzi, passiamo all'ultima checca del mio outfit per andare in moto. Per voi sono passati pochi secondi, per me sono passati 2 giorni dall'ultimo video. Ad ogni modo, mi è arrivato lo zaino per la moto. È qualcosa di assurdo, cioè veramente lo adoro. Eccolo qua. Questo è lo come si presenta lo scatolone, guardate un po', così. Però adesso noi andiamo ad aprirlo e niente, ci vediamo quando ce l'ho in mano. Ragazzi, eccolo qua, mi è arrivato dentro questa piccola custodia di stoffa, poi noi lo tiriamo fuori la stoffa, la mettiamo qua da parte e noi abbiamo di per sé lo zaino. Spettacolare. Veramente, veramente figo. Carta rifrangente, ovviamente.
veramente top. Ovviamente pellicola per proteggere il monitor. Veramente una roba assurda. Però noi adesso ci mettiamo sul... ci mettiamo un attimo sul tavolo che lo apro e faccio vedere com'è dentro. Ragazzi, alla fine non ho spazio sul tavolo per mettermi. Cioè non riesco a mettere il telefono tutto sul tavolo. Ad ogni modo, eccolo qua. Noi, qui c'è una zip che noi apriamo e possiamo vedere che dentro ha uno spazio bello grosso, ha comunque, come potete vedere, qua c'è questa qua che si stacca, qua si può mettere qualcosa, libri, qualcosa del genere, se magari c'è la scuola, qua c'è un'altra zip all'interno, comunque bella spaziosa, per mettere i documenti della moto, cose varie. Poi abbiamo il cavo, qua così, che va a collegarsi poi al... iLED. E abbiamo un power bank. Il power bank non ve lo danno, il power bank ce l'ho messo io, ce l'ho messo perché l'ho già aperto. Ad ogni modo, questo è lo spazio comunque e niente. Adesso lo accendo e vi faccio vedere com'è. Ragazzi, da acceso è così, che ci sono le varie animazioni, come potete vedere. Veramente, veramente figo. Questa è una delle tante. Le posso creare, come potete vedere, qui abbiamo l'applicazione apposta. Possiamo cambiare comunque il colore degli occhi, possiamo proprio cambiare totalmente animazione, possiamo, cioè vedete, ci sono tantissime modalità che ci permettono di cambiare ad ogni modo, vedete? Non ci sono solo occhi comunque, cioè Vegeta, poi cioè, ce ne sono veramente, veramente tante ce ne sono. È inutile farvele vedere tutte, però sono belle e sono tante, questo è l'importante. Poi dall'applicazione che abbiamo qua, vi faccio vedere, appoggio il zaino un attimo sul tavolo, abbiamo per l'appunto luminosità che è già predisposta a 12, però comunque cioè potete aumentarla, abbassarla, come potete vedere. Io preferisco tenerla a 12 perché mi piace così, mi piace. Dopodiché abbiamo tutte le informazioni qua che non apro, però che abbiamo tutte le informazioni sul zaino. E poi abbiamo un attimo tutte le varie istruzioni. Da qua per l'appunto abbiamo tutte quante le varie cose per scorrere. Io ho scelto comunque queste tre qua, ho scelto. Poi qua invece possiamo proprio creare, cioè se noi schiacciamo qua possiamo fare così, possiamo caricare veramente, vedete, la foto dalla galleria che poi va nei vari occhi. Veramente bello, top. Adesso vi faccio vedere com'è da avercelo addosso. Si collega tramite Bluetooth ovviamente, e addosso è così praticamente. Cioè non l'ho neanche ancora regolato, andrebbe un attimo un po' più in su magari. Un po' tipo così. Boh. Ovviamente è fatto per andare in moto, perciò abbiamo un laccetto qua sopra, regolabile anche questo, e un laccetto qua più in basso, che anche questo è regolabile, ovviamente, oserei dire. Ok, boh. Come vedete ci abbiamo qua attaccato sopra e sotto, e dietro è così, adesso non lo sto vedendo, spero che si stia inquadrando. Ad ogni modo è così, poi immaginatelo con tutta la tuta che avete visto che stavo indossando prima. Top, veramente veramente top, carta rinfrangente come ho già detto, top veramente. È uno zainetto ottimo secondo me, carino, carino. Poi vabbè, qua è una pellicola che non ho ancora tolto. Bello, veramente. Questo qua non è schiacciato così perché poi si può allargare. Cioè, questo qua tu tiri un attimo e si gonfia. E c'è lo spazio per il casco. Non quello da cross, questo qua mio. Però caschi stradali. Però secondo me ottimo. Veramente buono lo zainetto. Quindi, spero siate giunti al termine di questo video perché veramente questo zaino qua se lo merita, ma più che altro io che è da un mese che sto aspettando
che arrivi tutto quanto, anzi 2 mesi in totale. Niente, questo video è giunto al termine purtroppo, e noi ci vediamo in un prossimo video di moto, di serpenti o di qualcos'altro. Andrete a decidere voi cosa guardare. Ciao ciao!